adoriamo, ti ringraziamo, ti benediciamo per questa serata straordinaria di incontro d'amore che hai preparato per ognuno di noi. Siamo qui, Signore, per ricapitolare la nostra vita a te, perché tutto venga centrato assolutamente e solamente in te, Signore. Signore, vogliamo abbandonare questa sera un po' di fardelli pesanti che segnano la nostra storia e prendere invece quel carico leggero di cui tu parli, Signore, perché la nostra vita sia ricca di tutta la grazia che tu sei in grado di darci. E per questo ti lodiamo e ti benediciamo. Benedetto tu sei, Signore. Siano dato e ringraziato.
siate ogni momento. Il Santissimo e Santissimo Sacramento. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viviamo questi momenti per costruire un rapporto. La fede non è un discorso astratto, ma un'esperienza con Gesù, che coinvolge la vita. Siamo dato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Benissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Lasciamoci guarire, guarire le nostre ferite dalla sua presenza, per riprendere coraggio nella testimonianza. Siamo qui per pregare per tutti i nostri fratelli assenti, dato e ringraziato ogni momento. Santissimo Sacramento. Thank you.
voce, dichiaralo. Signore, noi possiamo sapere chi siamo solo se Tu ci riveli chi siamo veramente. Noi crediamo di essere qualcosa o qualcuno, il mondo ci dice che siamo qualcosa o qualcuno, ma la verità del nostro essere, Signore, la sei solo Tu.
così riflessi oggi qui davanti a te come in uno specchio, Signore, ti chiediamo davvero di rivelarci quella nostra identità più profonda, quella nostra identità di figli amati, benedetti, desiderati, di figli che davvero hanno un futuro e una speranza, come diceva la tua parola, Signore. Signore, davvero vogliamo mettere i piedi della tua presenza eucaristica, come abbiamo detto all'inizio di questa preghiera, ogni stanchezza, ogni fatica, ogni dubbio, ogni incertezza, ogni paura, Signore, ogni cosa, e ricapitolare ogni cosa adesso, qui, innanzi a te e da te, Signore. Perché questo Natale sia un Natale che fa la differenza nella nostra storia, non una semplice festa da fare banchettando amorevolmente, ma proprio sia la festa della vita, Signore, della vita in abbondanza che è venuta a donarsi a noi. E per questo ti diciamo grazie, Signore, benedetto tu sei, Signore. Grazie, Signore, per questa sera, una sera speciale, Gesù. Tu ci hai invitato qui alla tua presenza. Vogliamo conoscerti, Gesù. Vogliamo amarti, Signore. Vogliamo essere tuoi, definitivamente tuoi, Signore, sempre tuoi, perché tu sei Dio. Tu sei il nostro Dio, Signore, e vivi qui sulla terra, in mezzo a noi, Signore. E vogliamo proprio, Gesù, che tu oggi apri il nostro cuore, Gesù. Apri il cuore di tutte quelle persone che non credono, non ti adorano, non ti amano, Signore. Tu sei la vera luce, Signore, e sei venuto a sconfiggere le tenebre che sono dentro ognuno di noi, le tenebre che sono nelle famiglie, Signore. Io ti voglio proprio lodare, ringraziare e benedire, Signore, dirti grazie, Gesù, grazie, grazie, Signore, perché sei il nostro Dio, sei il tutto, la pienezza della nostra vita per chi crede, Signore. Io vorrei che tutti potessero credere, che tutti potessero conoscerti, Signore. Allora manda la scintilla del tuo amore in ogni cuore, Gesù, risveglia queste persone, Signore. Tu sei Dio, nulla è impossibile a te, Gesù. Risveglia i nostri cuori, Gesù, perché possiamo conoscerti, amarti, adorarti, glorificarti, Signore. Grazie, Gesù, ti amo e ti adoro e ti ringrazio in questa vita. Amo in Gesù. Amo. Prima che inizia questo canto, Signore, vogliamo farti un trono, costruirti un trono di gloria proprio dalla nostra bocca, Signore. Che ognuno possa lodarti alzando le nostre braccia a te, lodarti, benedirti e ringraziarti. Grazie, Signore, benedetto tu sei, Signore, lode e gloria. Benedetto tu santo nome, Signore, ti benediciamo, ti amiamo, Signore. Sei meraviglioso, grazie, lode, lode, benedizione a te, Signore. Tu sei santo, Signore, lode, lode, santo, Signore, grazie, potente, grazie. Grazie.
Così, come dice Sant'Agostino, Dio
Dio che avrebbe potuto entrare nel mondo come farà alla fine, per esempio, della gloria, alla fine dei tempi. Lui che avrebbe potuto in infiniti modi che noi non sappiamo, a un certo punto ha fatto una scelta ed è entrato nel mondo attraverso l'incarnazione, farsi piccolo bambino, farsi uomo, ma per farsi uomo e piccolo bambino è necessaria una madre. E per questo Dio, nel segreto, nel mistero della sua infinita provvidenza eterna, che c'è da sempre e durerà per sempre, e quindi è sempre presente, Dio nel mistero della sua provvidenza prima dei secoli ha deciso, e queste sono le parole del dogma dell'Immacolata Concezione, che incomincia con Dio munificentissimo, munificentissimus Deus, Dio nella sua infinita grandezza, nel suo infinito amore, con un unico decreto, cioè con un'unica scelta, con un'unica decisione, con un unico atto, con un unico decreto, così è la parola del dogma, con un unico decreto ha deciso l'incarnazione del Verbo, perché è questo ciò che salva l'umanità, e nello stesso tempo, nello stesso decreto, nella stessa volontà, adesso potete già continuare voi, l'immacolato concepimento della madre. Quindi con una unica decisione nel mistero eterno di Dio, l'incarnazione del Verbo e l'immacolato concepimento della madre, che è stato possibile nella provvidenza di Dio, là dove tutto è presente, resa immacolata in virtù dei meriti del figlio che avrebbe patito e sofferto la passione per la redenzione del mondo e cancellare i nostri peccati. Così lei spunta come un'aurora che nessuno ha visto in quel momento, soltanto lo sguardo del Padre Celeste, né Gioacchino né Anna sapevano di aver concepito l'Immacolata, cioè colei che è senza peccato, non contagiata dalla colpa originale, in virtù dei meriti del figlio. Ciò Dio ha stabilito con un unico e medesimo decreto, l'incarnazione del Verbo e l'Immacolato Concepimento della Madre. Questa cosa è meravigliosa. E poi tutto il documento, tutto il dogma dell'Immacolata è veramente molto 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 bello. E così inizia una storia che conosceva soltanto Dio. E poi piano piano si manifesta. La Chiesa ha dovuto riflettere per molto tempo, addirittura 18 secoli, per arrivare a capire perfettamente questo disegno di Dio, che era già scritto implicitamente, in parte esplicitamente, nella Rivelazione, poi intuito dai padri della Chiesa, a partire da Sant'Ireneo, che intuisce che nella Madre di Dio c'era la forza per vincere ogni eresia, perché in quel tempo c'era il grande problema di due eresie: quella che diceva Gesù è solo Dio e solo apparentemente uomo, e questo ha fatto danni minore e non è durato anche non tantissimo tempo. Poi l'altro, ancora più pesante: Gesù è solo uomo, veramente uomo, è apparentemente Dio, la negazione della divinità di Gesù. E allora Ireneo e poi soprattutto Atanasio, riflettendo su questo mistero, capiranno che Gesù ha due nature, quella divina e quella umana, è l'unico caso naturalmente, una persona sola con due nature, quella divina e quella umana. Ma tutto ciò è stato possibile perché ha avuto una madre nel tempo che gli ha dato la vita. Lui che viene dall'eternità e viene dal cielo, per lui uomo e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Allora spunta un'idea. Ecco dove è la roccia della divinità e dell'umanità di Gesù.
nel grembo di Maria, che è veramente una donna ed è una madre a tutti gli effetti, ma che ha concepito senza opera d'uomo, per opera dello Spirito Santo, vergine prima, durante e dopo il parto. Ecco un altro dogma fondamentale. E non sono dogmi che riguardano soltanto la santità di Maria, ma riguardano la divinità di Gesù. E piano piano la Chiesa si incammina a vedere in Maria il disegno e il progetto di Dio. In lei c'è tutto. Il nostro caro padre Serafico Francesco, intuendo questa cosa, a un certo punto dirà una cosa meravigliosa componendo una preghiera a Maria, che magari voi sapete anche a memoria, e se non lo sapete sarei felicissimo, perché così me la direi per la prima volta io e voi la potreste ripetere, ma scommetto che qualcuno che conosce Francescana può darsi che sappia questa sublime preghiera di San Francesco a Maria. E quindi incomincio ad intuire che in lei il disegno non è soltanto iniziato, ma anche totalmente compiuto. Lei che senza ombra di peccato, in ogni sua cellula umana e soprannaturale e spirituale della sua anima, del suo corpo, c'è il sole, lei che è proclamata vestita di sole nell'Apocalisse. E quindi in Maria c'è tutto il disegno di Dio. Francesco, pensando e ripensando a questo, arriva a dire che lei è la Vergine fatta Chiesa. È già tutto presente in lei. E proprio dall'ordine francescano incomincerà a delinearsi l'idea del dogma dell'Immacolata con alcuni grandi maestri e santi, che sono soprattutto Bonaventura, poi Don Scotto e tanti altri, che incominceranno a scrivere dell'Immacolata Concezione, finché si arriverà nel 1854 con la proclamazione definitiva del dogma. Quindi la Chiesa ci ha messo 1800 anni a capire l'identità e il disegno di Dio su Maria. È bello parlare di Maria, perché se tu guardi Maria scopri chi sei, scopri la tua identità. E poi c'è un'altra cosa meravigliosa che ho pensato subito di dirvi quando sono arrivato qui, guardando questo volto speciale che voi avete visto tante volte, magari avete già fotografato da sinistra, davanti, da destra, perché è come le antiche sculture, è detta parlante, poi vi dirò perché. E quindi intuire questo progetto, lui, Francesco, aveva scoperto che in Maria c'era tutto. E poi Gesù compirà l'opera con l'ultima parola che pronuncerà sulla croce. E questo è rilevante, perché Gesù sulla croce pronuncia sette parole, o meglio sette piccoli pensieri, comunque le famose sette parole di Gesù in croce. Le ultime due riguardano il Padre Celeste. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, tutto è compiuto. Lì non ci entriamo noi. Ma lui, la terz'ultima parola, invece, è proprio rivolta all'umanità ed è l'ultima parola di Gesù. Chiude la rivelazione. Poi ci sarà l'Apocalisse, ci saranno le lettere apostoliche, ma per quanto concerne proprio parole, depsissima verba, che sono proprio quelle che ha pronunciato Gesù, in ebraico, in aramaico, poi tradotti in greco, poi tradotti in latino, poi tradotti in italiano, sono l'ipsissima verba. Ecco, l'ipsissima verba ultima di Gesù è ecco la tua madre, e questo è rilevantissimo. Se c'era un'altra parola più importante avrebbe detto questo. Perché? Perché l'ha detto così a Giovanni, perché lo sapessimo tutti noi? Perché senza questa madre autorevole, generosa, coraggiosa, i figli non avranno la forza di guardare la meta, di stare sulla strada, di essere protetti, guidati e sostenuti. Lui stesso, Gesù, ha fatto questa esperienza. Quando a Cana, vi ricordate, a un certo punto lui non aveva ancora iniziato pienamente la sua opera, soltanto aveva scelto i dodici, e stava
guardandosi attorno, non aveva ancora compiuto nessun miracolo. Lei sapeva, lei aveva la consegna del Padre Celeste che doveva condurre il figlio alla redenzione del mondo. E proprio in un banchetto di nozze, qui ci sono tantissimi riferimenti meravigliosi, per non mancare il vino, come tutti sappiamo, la madre dice al figlio: non hanno più vino. Gesù si spaventa e ha una risposta durissima, come tutti sappiamo, che meraviglia tutti. Che cosa da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora, quindi ha capito nel volo quello che stava dicendo la madre. Qualsiasi madre avrebbe forse detto: no, sta calmo, ci pensiamo un altro momento, tranquillo, niente, non c'è problema. Invece, però questo pensiero non l'ho inventato io, è una bella predica di San Giovanni Paolo II che ho sentito io stesso. La madre attende, Gesù è agitato, forse ha guardato in basso, sapeva lo spavento della passione, Isaia aveva già detto tutto, sapeva tutto. E quindi c'è un momento che sembra interminabile, ma a un certo punto, mentre Gesù forse avrà alzato lo sguardo, avrà preso fiato, forse ha visto gli occhi di Maria e nei suoi occhi ha trovato la pace, la forza. Per questo i polacchi cantano: lei ti calma e la serena, lei ti libera, lei ti calma. Gesù ha trovato la calma, Maria compie un atto grandissimo, incredibile, senza dire più nulla a Gesù, sembra che diventi gigante qui, si rivolge ai servi e dà un ordine a Gesù: fate quello che Gesù vi dirà. Gesù ha imparato dalla madre a aver coraggio, a incamminarsi sulla strada del Padre Celeste. Per questo alla fine dice a Giovanni: ecco la tua madre, senza di lei non ce la farai andare diritto. Non sarai difeso dal dragone infernale, con lei tutto, senza di lei nulla. Questo è il Vangelo di Maria, questo è il Vangelo di San Giovanni, questo è il Vangelo della Chiesa Cattolica, che San Giovanni Paolo II ci ha raccontato per 27 anni praticamente tutti i giorni. Ma anche Papa Francesco ha un trasporto speciale per Maria, vede in lei la donna forte, la donna coraggiosa. E questo io volevo dire, perché sono contento di avervelo detto, però voglio dirvi ancora una cosa. Sì, poi continuiamo la lavorazione, sì. Ma io penso che non abbia sentato. Perché nessuno forse vi avrebbe detto queste cose, io non vi parlo confidenzialmente. Se voi guardate, la Madonna del Bosco è carismatica, non è un caso, voi sapete c'è una storia, ma un'altra volta la potremo anche raccontare meglio, è il risultato di un dramma interiore vissuto da un giovane con tanti problemi anche di contrasti, eccetera, eccetera. Questa statua, questa scultura è fatta dentro nel volto, come tutti sapete, eccetera, eccetera, ed è stata fatta per due volte. La prima era un'Immacolata, l'Immacolata di Lourdes, perché era proprio il tempo in cui era passata la donna a Lourdes. Poi, gli amici della Chiesa, soprattutto in quel tempo c'erano problemi anticlericali feroci, eccetera, l'hanno distrutta. E lui ne è rimasto così addolorato che ha detto: allora, adesso io ti scolpirò, ma addolorato. E così c'è questa Madonna con le spade, la scultura straordinariamente efficace. Ma se voi la guarderete dopo, quando avrete, vedete da questa parte, da destra verso il centro, vedete che è come se trattasse di Dio, sta parlando, dico, sembra che dico mi raccomando, è preoccupata, è straordinario quello che vedete già. Ma ancora più a destra vedrete molto meglio le labbra così. Poi se voi la guarderete, quindi è preoccupata e ti sta dicendo: guarda che questa cosa si fa così o piuttosto al contrario, cioè ti raccomando che parlo. E poi se la guardi davanti,
allora troverai una donna autorevolissima, con questa fronte molto alta. Edoardo Letta, quando voluto scolpirla, dopo quel fatto tremendo, ha visto una donna che passava, una giovane, una donna abbastanza giovane, e ha deciso di prendere il suo volto. E così è rimasto. Davanti trova una persona autorevole, le madri sono autorevoli, la madre è una grandissima autorità. Non si riesce a fare. Questo lo sapevo perfettamente. È autorevole ma materna. Ti suggerisce, ti dà fiducia, ti dà forza, è quella roccia di cui avremmo dovuto parlare. La guardi dall'altra parte confidenziale. Si possono fare tre fotografie. Vedrete che è eloquente, come dicevano gli antichi, è parlante. Un'altra scultura parlante, se volete. Certo. Io vi chiedo scusa, per godervi che Gesù in questo modo qui, quando vi capiterà di andare in Duomo, provate a guardare il grande crocifisso del Duomo, da destra, poi dal centro, ed era chiamato già nell'antichità parlante. E così vi dirà quello che ha in mente lui, che sicuramente è perfetto per ciascuno di noi. Grazie infinite e chiedo scusa. Signore, noi non siamo sostituibili, tu ci hai pensati uno per uno. I nostri nomi sono scritti sul palmo della tua mano, Signore Gesù. E quindi la nostra vita è estremamente preziosa, Signore, per te, ma è preziosa anche per la storia, per ognuno di noi, Signore, per noi stessi, Signore. E noi vogliamo ringraziarti e benedirti per il dono della vita e ti chiediamo davvero che, se ancora non abbiamo chiaro questo disegno che appartiene alla nostra storia, ti chiediamo uno spirito di rivelazione per poter essere accompagnati, Signore, a vedere questa parte di storia che dobbiamo scrivere insieme in te. Grazie, Signore.
ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre, per i semi che tu metti nei nostri cuori, per questi semi che devono germogliare, perché prima mentre pregavamo ho avuto l'immagine di questa impronta gigante sulla terra, e intorno a questa impronta gigante tutte queste altre impronte più piccole. Nessuno può sostituirci, come diceva Daniela prima, nessuno può prendere il nostro posto. E allora ti chiediamo, Gesù, qui presente in mezzo a noi, attraverso il tuo spirito, di farci ardere e di farci, tra virgolette, produrre, perché questi semi portino frutto, perché gli altri possano davvero e concretamente, come diceva la sorella prima, vedere il tuo amore, vedere la tua benevolenza, vedere i figli di Dio all'opera. Grazie Gesù. Grazie. Lode e gloria a te. Grazie. Signor Signore, ti lodiamo e benediciamo per il dono di Maria e per il dono del tuo spirito, Signore. Ciò che ha cambiato la vita di Maria è aver detto Amen all'azione del tuo spirito e a lasciarsi fecondare da lui. Donaci, Signore, docilità, perché anche noi possiamo lasciarci non solo fecondare, ma guidare dal tuo spirito, perché possiamo davvero aderire al tuo progetto, il tuo progetto personale per ciascuno di noi, ma il progetto che concerne la tua Chiesa e l'umanità intera. Grazie, Gesù, lode e gloria a te. Vogliamo dirti davvero Amen, come ha detto Maria. Vogliamo fidarci pienamente in te ora che conosciamo il tuo amore. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Io ti ringrazio, Padre, e ti chiedo ancora oggi di aprire i nostri occhi, Padre, e di rivelarci, e fa che io possa ascoltare la tua voce e fidarmi esclusivamente solo di te, perché sei buono. Amen. Signore, ci hai invitato attraverso Marisa a dirti un altro Amen. E te lo vogliamo dire non perché ti viene invitato, cioè ti viene richiesto di dirlo davvero, se lo senti, cioè proprio io te lo voglio dire, Signore, Amen. 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 Amen, Signore. Non voglio più essere di ostacolo per questo progetto meraviglioso che tu hai preparato per me, Signore. Io ti benedico per ogni persona che questa sera ha ancora il coraggio di fidarsi completamente di te. Grazie, Signore. Benedetto. Signore Gesù, vogliamo respirare il tuo respiro, Signore, per essere come Maria, dire eccomi, Signore, si compie in me la tua parola. Signore, allora fa che ognuno di noi oggi, stasera, oggi, possa respirare il tuo respiro, Signore, e come Maria adorarti adesso e per sempre, dire eccomi Signore, sono qui per fare la tua volontà. Ti amo Gesù e ti ringrazio e ti benedico. Amen. Grazie. Sì Signore, la tua parola oggi dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E fare la tua volontà, per fare la tua volontà, Signore, dobbiamo fidarci della tua volontà, dobbiamo fidarci di te, Signore, e conoscere questa volontà, questi pensieri che tu hai per noi, di pace, non di male, per darci un futuro e una speranza, Signore. Io ti benedico, Signore, anche per ogni immagine sbagliata che hanno costruito dentro di noi di te, Gesù, perché davvero tu oggi che stai facendo ordine ti mostri nella tua bellezza, nella tua semplicità, Signore. Cioè tu sei meraviglioso, Signore. Sei lì, ti mostri a noi, ti doni a noi, ancora oggi ti fai pane da spezzare, Signore.
Signore, noi vogliamo esaltarti ed esaltarti non solo in un momento emozionale, vogliamo esaltarti, cioè metterti al di sopra di tutta la nostra storia, Signore, proprio come colui che è il capo, Signore, ma non il capo inteso come un capo, qualcuno che ci comanda, Signore, ma come colui che è il nostro pensiero. I nostri pensieri diventano i tuoi pensieri, Signore. Tu sei la nostra mente. Vogliamo avere questa mente rinnovata, Signore, per fare davvero quello che tu dici, Signore. Vogliamo lodarti, benedirti e ringraziarti. Grazie, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai mandato la tua mamma anni fa, quando avevo la casa costruita sulla sabbia, e mi ha tirato fuori. Tu hai perdonato il mio peccato e la tua mamma mi ha portato a te. E questo è l'obiettivo, il creatore, il mio Dio, il mio tutto, il Dio d'amore. Ti ringrazio perché hai portato la mia casa non sulla roccia, ma in cielo. Hai costruito il tuo cielo dentro il mio cuore. Ti lode tu bene, Pico. Anch'io, Maria, sono arrivata al tuo figlio tramite un pellegrinaggio di Lourdes. Sono arrivata a te. E questa sera voglio dirti, perché sento proprio nel cuore queste parole,
lascia fluire il canto dello spirito. Quale parola migliore se non quella che esce dal tuo spirito unito al suo, può rendergli gloria, esaltarlo, innalzarlo. Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà. Egli si manifestò nella carne, fu giustificato nello spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Prima Timoteo 3, 14 e seguenti. Grazie Gesù. Ti ringrazio Signore per essere qui questa sera con tutti i miei fratelli e le sorelle ad adorarti e soprattutto ad amarti. Siamo qui perché ti amiamo immensamente Signore. Tu sei la nostra pace, sei la grazia ogni giorno in tutti gli ambiti della nostra vita. Se non ci fossi tu, davvero. Grazie Signore, ti amiamo immensamente. Grazie, ti amo Gesù. Grazie. E nella canto dello Spirito Santo ho cominciato ad avere una pesantezza alla testa da far paura e ho visto tante teste che erano in confusione e faceva veramente male, ma il Signore ci veniva a dire: non vi scommentate, non abbiate paura, guardate a me, udite la mia parola, uditela e tutto questo qui vedrai che sparisce. Grazie Padre, grazie Padre, ti amo Padre. E confermo perché io sentivo e vidi Gesù solo. Gloria, gloria a te, Signore Gesù. Noi vogliamo vederti, vogliamo vedere la tua maestà, assaporare la tua gloria. E vogliamo sentire la tua presenza. E come diceva la sorella, respirare. Signore, Cristina ci ha detto la parola e diceva: è grande il mistero della pietà. Non giuste queste parole, Cristina. Il mistero della pietà, il mistero dell'amore è qui davanti a noi. Ma Signore, ma la nostra mente potrà mai comprendere un mistero così grande, un amore così straordinario, un Dio che scende dal suo trono in cielo per venire qui per amore di ognuno di noi. Di ognuno di noi, Signore, noi che siamo qui, quelli che sono fuori, quelli che lo amano, quelli che non lo amano, quelli che lo conoscono, quelli che non lo conoscono, potremo mai comprendere il mistero di questa pietà, di questo cuore
che non può fare a meno di condividersi. Signore, desideriamo davvero che possiamo essere dei buoni contenitori di questa verità, Signore, o meglio dei buoni calici, che possiamo esserne ripieni e traboccare, condividere sempre, sempre questa verità, Signore. Magari non tante parole, magari non tante teorie, tanti discorsi, ma sicuramente tanto amore, Signore, lo stesso amore che Tu ancora oggi qui davanti a noi stai riversando nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori e noi siamo questi calici traboccanti, Signore. Signore, vogliamo ancora fare gustare, abbiamo detto prima, respirare, cioè far rivivere tutti i nostri sensi alla verità e alla luce del Tuo amore, Signore, della Tua presenza fisica in questo momento, ma anche della Tua presenza spirituale, Signore. La Tua parola dice: gustate, vedete quanto è buono il Signore. Signore, vogliamo averne una misura nella nostra storia per davvero essere calici che rilasciano e cambiano il mondo attraverso questo amore, Signore, attraverso quell'amore dal quale ci riconosceranno, Signore, che siamo Tuoi. Vogliamo cantarlo, Signore, che Tu sei amore straordinario, un amore davvero che viene a riempirci il cuore, a sanare il cuore, a guarirci, Signore, un amore che viene a dirci chi siamo, un amore che viene a fare nuove tutte le cose, un amore che potremmo continuare a dire tante cose, ma Ti chiediamo proprio in questo canto, Signore, guarisci i nostri sensi carnali e spirituali perché possono essere solleciti alla vita, a quella vita in abbondanza che Tu hai preparato per noi. Grazie, Signore. Che da sempre Ti ama.
Come possiamo aver paura del tuo amore? Di un amore che si dona? La parola dice che dove c'è lo Spirito del Signore non c'è alcun timore. Grazie Signore, perché davvero questa sera sei venuto a rafforzarci in questa verità, Signore. Come possiamo temerti? Come possiamo aver paura di dirti di sì? Aver paura di camminare con te, di portare a termine questo progetto, se tu sei amore, quello stesso amore che viene proprio a guarirci dentro. Signore, vogliamo ricevere questa parola che stasera consegni a noi personalmente, qui davanti a te, lasciando che la tua luce la faccia scendere in profondità e che tocchi la nostra storia, perché davvero abbiamo detto sia un Natale straordinario, Signore. Un Natale davvero ci faccia crescere nella fede, Signore, per poter essere davvero in questo puzzle quella luce che il mondo aspetta, quel sale che il mondo ha bisogno, Signore, perché questo ordine sia ristabilito nel tuo potente nome, Gesù. Grazie, Signore, benedetto. Ringraziamo Signore, noi che abbiamo cantato Dio è amore, e questo può essere solo un concetto astratto, un concetto mentale, e per cui vogliamo benedirti per il dono della fede, Signore, quella fede che ci permette di aprirci al soprannaturale. E allora Dio è amore non è più un concetto mentale, ma è una percezione, Signore. Percepire attraverso questa tua presenza eucaristica il tuo amore che pervade il nostro cuore e lo gonfia d'amore e sembra davvero che esploda. O anche quella stessa fede che ci apre al soprannaturale nel momento della preghiera, ogni momento insomma in cui davvero, Signore, facciamo un silenzio in tutto ciò che è attorno a noi e ci apriamo a te. E tu non puoi far altro che comunicarci il tuo amore e farcelo percepire in modo sensibile. E questo davvero cambia la nostra vita, questo cambia il nostro modo di conoscerti e il nostro modo di accoglierti e di abbandonarci totalmente a te. Grazie Gesù. Gloria, gloria a te. Signore, tu sei dolcezza, tu sei mitezza, tu sei umiltà e ci vuoi simile a te, però senza la tua forza, senza la forza dello Spirito Santo non riusciremo mai. Quindi aiutaci, Signore, a diventare simile a te. Grazie. Grazie Gesù, perché dopo tutte le corse da stamattina alle 8 sono riuscita ad arrivare anche in mezzo a voi. A questa mezz'oretta di adorazione ho strappato tutto il resto. Grazie Gesù e grazie a voi. Grazie, grazie. Gesù. E grazie Gesù perché abbiamo parlato di amore e il biglietto dice: nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici, dal Vangelo di Giovanni 15:13. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie, grazie. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Per la parola che hai ricevuta e ringraziamo per la nostra parola. Grazie Gesù. Grazie Signore. Benedetto tu sei, Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo. Grazie. Grazie Signore, grazie.
Grazie Signore, grazie per questo spirito di timidezza, Signore, che viene vinto, Signore, da uno spirito di coraggio. Sì, grazie, 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 benedetto sei, Signore, grazie, grazie Gesù, grazie, lode, lode e benedizione a te, Signore, grazie. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo, Signore, grazie. Lode e gloria a te. Benedizione. Benedizione eucaristica. Grazie per Gesù stesso. Eucaristia è Gesù il grazie. E quindi noi stiamo la sola cosa con Gesù. Tutti quelli che credono in Cristo, e tutti noi crediamo in Gesù, tutti quelli che credono in Cristo formano con Lui un solo corpo, Amen. Un mistico corpo. Quindi siamo una sola cosa e la sua grazia sale al Padre. Amen. E quindi andiamo a chiudere questa preghiera di lode, di consolazione, di forza, di impegno in questo tempo di Natale per noi e per tutti i fratelli, senza dimenticare nessuno, soprattutto chi ne ha più bisogno, dei piccoli, grandi, gli anziani, gli emarginati, eccetera, eccetera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Preferite cantare il Tantum Ergo oppure acclamare Gesù mentre io vi avvicino a voi con l'Eucaristia. Gesù amava tanto mettere la sua mano sulla fronte, sulle spalle, su chi aveva bisogno. Voi potete acclamare oppure fare silenzio e fondere il vostro cuore. Fate come il Signore vi ispira, io passerò portando Gesù e poi invochiamo la benedizione del Santissimo Sacramento.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe il suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen. Vedete proprio guardare da tutte le parti. Sì. Ecco, qui davanti è proprio Diana ti stima, sa tutto, di là è preoccupata e di qui ti accompagna, è veramente speciale la Madonna del Bosco. E il dolore se ne tiene tutti lei e ci insegna a fare altrettanto. Buon Natale! Grazie. Fontanelle di Montichiari, sì, sì, a Brescia, sì, che è una cosa, è un'apparizione avvenuta tra il 47 e il 67, che proprio sabato prossimo il vescovo di Brescia inaugura il culto, una cosa molto molto importante, e lì è dove c'è anche la vasca dove si può entrare con i piedi, come, ma forse voi conoscete già tutto, è una cosa, una storia molto molto bella. E in questa apparizione la Madonna che ha a cuore la santificazione dei consacrati, la preghiera per i sacerdoti, per i consacrati, uomini e donne, per tutto il mondo della consacrazione, e ha promesso che coloro che sarebbero andati ad attingere a questa fonte, poi ha detto la fonte che c'è ancora ovviamente, fervore di santità. Quindi era per devo fare un regalo noi. Ah, bene, grazie, grazie, grazie. D'accordo. Signore, noi ti lodiamo e benediciamo per Don Maurizio, visto che in questo santuario si ricordano proprio i consacrati. Vogliamo chiederti per lui, Signore, che ritorni al primo amore, Signore, di nuovo una passione che di quella inestinguibile, la stessa passione che tu metti nei nostri cuori, perché possa essere sempre un testimone e infiammare ogni figlio tuo per te. E allora ti invochiamo Spirito Santo e ti chiediamo davvero di benedire il suo corpo, la sua mente e il suo spirito e fare ogni cosa nuova in lui nel nome di Gesù. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?
Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Amen. Giovanni 3, 12, 15. Grazie. Grazie. Voi appartenete a tutti voi. Proprio domenica pomeriggio, che è la festa dell'Immacolata, c'è la possibilità di andare a Fontanelle. Io ho qui dei volantini, se volete io stesso accompagnerò questo pellegrinaggio. Chissà che magari ci sia qualcuno che può trovare in questa ispirazione. Salutiamo i nostri fratelli, buona serata e ci vediamo tra 15 giorni.